Allora, buonasera a tutti ancora, grazie di essere qui, grazie per questa bella presenza in un orario non scontato. Cerchiamo di arrivare ovunque in questa campagna elettorale, ormai ci arriviamo, vedi, vi confesso, anche un po' in ginocchio fisicamente parlando, perché la stanchezza è tanta, però anche una campagna elettorale che ci ha dato grandi soddisfazioni. Non potevamo mancare, seppure di corsa, perché facciamo tutto di corsa anche qui a Scafati a sostegno di Cristoforo Salvati, perché davvero penso che lui possa disegnare un'altra storia per questa bella città. E diciamocela tutta, se qualche anno fa si fosse votato in maniera diversa l'avrebbe già disegnato. Non fate due volte lo stesso errore, perché c'è chi è rimasto sempre coerente, c'è chi è rimasto anche all'opposizione. Quando c'era da stare all'opposizione per salvare la faccia e la credibilità, c'è chi ha rinunciato alle poltrone, c'è chi ha mantenuto la barra dritta, c'è chi ha continuato a parlare dei problemi dei cittadini, e noi sappiamo che quella credibilità e quella coerenza alla lunga pagano. Magari ci vuole un po' più di lavoro, ma è la cifra di Fratelli d'Italia. Lo è a 360 gradi, da questo punto di vista Cristoforo è assolutamente uno dei nostri migliori rappresentanti. Allora, diamoci una possibilità per questa città straordinaria, per la sua gente e per un'amministrazione che può essere diversa. E guardate, lo dico dall'alto della credibilità, non solo di un partito che, come sapete, insomma, no, esattamente come Cristoforo, quando c'è da dire no, dice no, semplicemente, perché per noi si governa se si possono fare le cose che si vanno a raccontare nelle piazze. Non si governa dicendo alle persone una cosa nelle piazze e facendone un'altra dentro al palazzo. Allora è meglio non governare. Noi siamo così anche a livello nazionale, è la cifra di Fratelli d'Italia, mi pare che lo abbiamo dimostrato, mi pare anche dai risultati delle ultime elezioni, e chiaramente vi ringraziamo anche per il dato che abbiamo raggiunto come Fratelli d'Italia qui a Scafati. Mi pare che i risultati stiano anche arrivando, per quella coerenza, quella credibilità, quella concretezza che abbiamo mantenuto, a un certo punto la gente li stia ripagando, ma anche perché, dicevo, lo dico dall'alto di un partito che può rivendicare di avere fino ad oggi praticamente tutti i suoi sindaci riconfermati, cioè persone che governano, che stanno 5 anni al loro posto e che in un tempo nel quale fare il sindaco è la cosa più difficile di tutte, dopo 5 anni prendono più voti di quelli che hanno preso i 5 anni precedenti. Non è una cosa facile, ma è tipico di coloro ai quali viene riconosciuto di fare il loro lavoro con determinazione, con umiltà, con onestà, con concretezza. Gente che non si monta la testa, gente che non si dimentica da dove è venuta, gente che non dimentica che il suo ruolo è quello di affrontare e risolvere i problemi dei cittadini. E io sono certa che se Cristoforo farà il sindaco di Scafati dal lunedì prossimo, lo farà di nuovo anche fra 5 anni. Sono certa, perché conosco lui e so come siamo abituati a lavorare. Guardate, abbiamo tante eccellenze, io ve ne potrei raccontare molte. Noi, dove abbiamo i nostri sindaci, abbiamo per esempio, pensate, un sindaco all'Aquila che ha trasformato l'Aquila nella prima città d'Italia per l'attenzione che rivolge alle persone con disabilità o alle famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità. Io ho portato un paio di settimane fa porta a porta come testimonianza una signora, non so se vi è capitato di vederlo perché l'hanno mandata a l'una di notte, tipo orari c'eravamo noi e consorzio e tu, comunque qualcuno l'ha visto, e c'era questa signora, io l'ho portata perché lei è una terremotata di Amatrice, che ha trovato rifugio dopo il terremoto di Amatrice nelle case che il centrodestra ha costruito dopo il terremoto di L'Aquila del 2009, per dire la differenza. Però non l'ho portata per questo, l'ho portata perché questa signora mi ha detto: guardi, per me il terremoto è stata una buona notizia. Alla fine è stata una cosa che nella mia vita ha portato qualcosa di bene, pensate, terremoto. Perché io quando sono arrivata all'Aquila ho scoperto un altro mondo. Ad Amatrice, lei è mamma di un bambino autistico di 12 anni, mi ha detto: io ad Amatrice non avevo niente, non potevo neanche fare la doccia se qualcuno non mi dava una mano con mio figlio. Sono arrivata all'Aquila e ho scoperto che l'Aquila invece è una città
che per i ragazzi con lo spettro dell'autismo fa tantissime cose. Il comune prende mio figlio la mattina alle 9, lo riporta a casa alle 6 del pomeriggio, lo porta a scuola, gli fa fare le attività integrative. Mi sono ripresa la mia vita. Ecco, io l'ho portata perché a me si apre il cuore a pensare che noi abbiamo sindaci capaci di stare dalla parte delle persone più fragili. Abbiamo i sindaci che nell'accesso ai servizi sociali e alle case popolari dimostrano veramente il principio del prima gli italiani, cioè del vincolo di residenzialità. Sempre il sindaco dell'Aquila, ma non solamente lui, quando sono arrivati tra i primi, tra le prime cose che hanno fatto, stavano assegnando le case del cosiddetto housing sociale, le case che si danno alle persone che hanno più bisogno, e chiaramente dei primi 50 case assegnate nella graduatoria, più o meno 30 mi pare, se non vado errata, stavano andando agli stranieri. E insomma, c'è chi rimane a guardare e dice che va bene così, e invece c'è il sindaco di Fratelli d'Italia che annulla il bando, riscrive i criteri, rifà il bando e le case vanno agli italiani che non devono essere discriminati, perché vedete, una cosa è non discriminare, una cosa è non essere discriminati. Guardate il caso di Roma che ha fatto tanto discutere, Casal Bruciato, no? Dove dicono, ah, sindaco di Roma dice ma la famiglia Roma ha la casa perché le spetta per legge. Altro. Roma Capitale stabilisce che nell'accesso alle case popolari, se tu sei un rom in uscita da un campo nomadi, hai più punti che se sei un disabile. E io trovo che questo sia intollerabile, perché tra il rom e il disabile, quello che può più facilmente andarsi a trovare un lavoro e pagare un affitto è il rom, non il disabile. Istituzioni giuste fanno queste valutazioni, sono le valutazioni che hanno fatto i sindaci di Fratelli d'Italia, per stare vicino alle persone che hanno davvero bisogno, per evitare le discriminazioni che vengono fatte a danno degli italiani ogni giorno. Ai Roma, gli immigrati adesso gli hanno dedicato pure la parata del 2 giugno, mentre il presidente della Camera dedicava la parata del 2 giugno ai Rom, tre Rom borseggiavano la gente durante la parata. Io dico che magari la parata del 2 giugno e la festa della Repubblica vanno dedicate agli italiani che credono nell'Italia, che rispettano le regole, che pagano le tasse, e anche agli immigrati che lo fanno. Perché ci sono tanti immigrati venuti qui regolarmente, che lavorano regolarmente, che pagano le tasse, che amano questa terra, che ne rispettano la cultura e l'identità, che io considero italiani tanto quanto gli italiani che sono nati qui. Ma devi amare questa terra, devi dimostrare di volerne far parte. La cittadinanza non è un automatismo, la cittadinanza la devi volere, la devi richiedere e te la devi guadagnare. E quando la ottieni, è un'altra cosa che hanno fatto i sindaci di Fratelli d'Italia, quando ottieni la cittadinanza, beh, quel momento va celebrato, perché la cittadinanza di solito quando la prendi alla fine, tu hai fatto tutto il tuo percorso, ti tirano un pezzo di carta come se nulla fosse, e invece quello è un momento che va festeggiato, quando qualcuno entra a far parte in modo definitivo della nostra comunità, allora sì, ci vuole una cerimonia solenne. Lo hanno fatto i sindaci di Fratelli d'Italia, che si occupano di questo e di tante altre cose, si occupano di tutela del commercio, delle attività tradizionali, dell'artigianato, di tutelare i centri storici. Noi abbiamo fatto da questo punto di vista tante proposte, sia in tema di taglio delle tasse, di sostegno alle imprese, di sostegno a chi lavora, perché guardate, lo dico qui, c'è anche un sud, c'è soprattutto un sud che chiede lavoro e non l'assistenzialismo. Non di essere mantenuto con la paghetta dello Stato, ma poter lavorare liberamente. Ma certo, è difficile con uno Stato e con istituzioni che fanno di tutto per metterti i bastoni tra le ruote, per farti chiudere. E poi magari la concorrenza sleale che fanno altre attività neanche si prende in considerazione. Ma vi siete chiesti perché, mentre i commercianti italiani chiudono, continuano a proliferare i mini market? Avete visto, i mini market continuano ad aprire, aprono sempre di più. Le aziende cinesi ne aprono sempre di più. Perché? Vi siete chiesti perché? Forse gli extracomunitari sono più bravi a fare commercio, a fare imprese. No. Accade semplicemente che molte di queste attività non paghino le tasse. E che lo facciano, attenzione, a norma di legge.
Perché a norma di legge dello Stato italiano, se tu apri un'attività, per un anno e mezzo non sei tenuto a versare soldi allo Stato italiano. Ma diciamo, se quando ti arrivano le lettere dell'Agenzia delle Entrate per un altro anno, con una piccola penale, puoi non pagare per un altro anno. Quindi diciamo tu per 2 anni e mezzo a norma di legge puoi non versare soldi all'erario italiano. Che cosa accade? Che molti di questi extracomunitari aprono l'impresa, la chiudono prima dei 2 anni e mezzo quando lo Stato comincia a riscuotere e spariscono, perché essendo extracomunitari lo possono fare. E che fa lo Stato, l'Agenzia delle Entrate? Se la prende col commerciante italiano che ha nome, cognome, partita IVA, ragione sociale, residenza, che sa dove trovare, e va a vessare quello facendo finta che così fa la lotta all'evasione fiscale. Ma quella non è lotta all'evasione fiscale, quello si chiama pizzo che lo Stato italiano ti chiede per consentirti di lavorare. Allora noi per esempio abbiamo fatto una bella propostuccia nazionale per evitare questa concorrenza sleale. Come si fa? Come fanno altre nazioni italiane, europee, occidentali, altre nazioni italiane in massimo. Dicono, caro extracomunitario, se tu vuoi aprire un'attività qui, mi versi un deposito cauzionale di 30.000 euro che verrà utilizzato e scalato per pagare le tasse, perché non ti faccio pagare un euro di più ovviamente, ma voglio la certezza che tu paghi come pagano tutti gli altri. E allora vedremo quante saranno queste aziende che continuano a proliferare. Rispetto delle regole, pari condizioni, aiutare le nostre attività tradizionali, tutelare il nostro marchio, il nostro commercio, il nostro artigianato, la nostra agricoltura. Anche questo si può fare con tante attività che riguardano soprattutto la politica nazionale, ma che possono riguardare anche i sindaci, così come la tutela dell'ambiente, che guardate è un'altra grande questione, perché chi è patriota, chi ama la propria terra, si occupa anche della tutela dell'ambiente. Sindaci di Fratelli d'Italia hanno consentito che la raccolta differenziata arrivasse al 75-80%, e per noi la raccolta differenziata deve essere legata alla tassa sui rifiuti. Più differenzi, meno paghi. Meno differenzi, più paghi. Cominciamo a valorizzare le persone virtuose, perché quella sì è una sfida di tutti. Guardate, la questione ambientale non la può risolvere la politica se la gente non ti dà una mano. Questo, su questo dobbiamo essere tutti sensibilizzati, serve anche una bella educazione, no? Io per esempio ho imparato, pensate, la settimana scorsa abbiamo fatto una manifestazione con i palloncini per salutare la festa della mamma, poi adesso parliamo anche di famiglia. E noi di solito quando facciamo queste manifestazioni con i palloncini abbiamo l'abitudine, si lasciano i palloncini, si fanno volare in aria, fanno questo volo bellissimo. Ecco, è una cosa che devasta l'ambiente, perché il palloncino esplode, la plastica rimane, e quindi sappiate che i palloncini non si possono fare volare. Ora bisognerà spiegarlo ai bambini, però sono piccole cose che quando si imparano poi uno se lo ricorda e fa un passetto in avanti. Dicevo, sindaci che si occupano di famiglie, e anche qui sembra non interessare più nessuno, ma la questione demografica e la natalità sono il più grande problema con il quale si confronta la nostra civiltà. In Italia c'è un tasso di fertilità per cui l'Italia è una nazione che sta scomparendo. Noi abbiamo un tasso demografico di 1,3 figli per donna. Significa che in 4 generazioni 60 milioni di italiani diventeranno 16 milioni di italiani. Il tasso di fertilità degli islamici è il doppio del nostro. Significa che in 8 generazioni di fatto l'Italia sarà un paese islamizzato. L'Europa sarà un continente islamizzato. Non è un destino che sogno per la mia civiltà. Non ce l'ho con nessuno, ma difendo quello che sono. Io non voglio che mia figlia debba andare, mia nipote debba andare in giro coprendosi i capelli con un velo. Io non voglio tornare indietro sui diritti di civiltà che noi ci siamo guadagnati. Io difendo quello che sono. Difendo la mia civiltà, difendo il mio credo, difendo, noi l'abbiamo detto tante volte, Dio, la patria e la famiglia, e non me ne vergogno e non me lo potete togliere. Non lo faccio contro qualcuno, lo faccio per amore di quello che sono. Se ci fate caso, in questo tempo tutto quello che ci definisce è sotto attacco. È sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Quando provi a parlare di famiglia naturale fondata sul matrimonio ti guardano come se fossi un pazzo. Vergognati,
sono cose vecchie, adesso vanno le famiglie moderne, tipo, non lo so, hai fatto un figlio con tuo nonno? Ecco, quello va bene. Se invece un uomo e una donna sposati che fanno un figlio, quelli sono un nemico, vanno cancellati. Genitore 1, genitore 2, non c'è più la mamma, non c'è più papà, non ci sono i ruoli, perché non si vuole che ci sia l'identità. Io non devo essere italiana, cristiana, madre, donna, no, io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero, perché quando sarò un numero, quando non avrò più un'identità, non avrò più neanche la consapevolezza per difendere i miei diritti e sarò solo il consumatore perfetto nelle mani del grande capitale, tutti a consumare lo stesso prodotto, tutti uguali, tutti senza storia, tutti senza radici. Ecco, io non ci voglio diventare. Sulla famiglia noi abbiamo un grande lavoro da fare per consentire alle famiglie di mettere al mondo dei figli. Alle madri di non dover scegliere tra essere madri e poter avere un posto di lavoro. Ai ragazzi di non dover aspettare fino a 45 anni per potersi sposare, perché prima non hai un lavoro stabile, non c'hai una casa, non hai un futuro, non hai alcuna certezza. Noi vogliamo costruire quelle certezze che servono ai ragazzi per investire sulla famiglia. E si può fare, perché non è detto che da questi territori si deve scappare. Intanto con i servizi sociali, l'apertura degli asili nido, gli asili nido gratuiti, aperti fino all'orario di chiusura dei negozi, il quoziente familiare, cioè il sistema di tassazione legato ai componenti del nucleo familiare, sono tutte risposte che le amministrazioni possono dare, ma chiaramente uno deve avere il coraggio di farlo. E poi il lavoro, la grande sfida del lavoro, e qui non compete più Cristoforo, qui compete il governo nazionale. Qui nel sud Italia hai voglia di dire 780 euro che poi non ve le danno, perché vi stanno dando mediamente il reddito di cittadinanza, sono 40 euro che stanno dando, no? Ma non è, comunque non poteva essere quella la soluzione. Uno Stato giusto, signori, bisogna dire la verità alla gente, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può fare. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, minori, anziani, disabili, ma per tutti gli altri lo Stato giusto deve garantirti il lavoro, non il mantenimento con la paghetta. Uno Stato giusto fa così. Tra l'altro, noi stiamo pagando miliardi, 7-8 miliardi di reddito di cittadinanza, e la gran parte dei redditi di cittadinanza stanno andando agli immigrati, ai rom, ai condannati, a tutte categorie che secondo me non sono la priorità dello Stato, e non è giusto che questa gente prenda il reddito di cittadinanza sulle spalle di chi lavora 40 ore settimanali magari per 700 euro al mese. Non ci sta. Allora, se tu quelle risorse le metti nello sviluppo, se le dai alle imprese che ti assumono, non ti ritrovi fra un anno con la gente che magari gli hai dato 100 euro di reddito di cittadinanza per un anno e poi gli levi pure quello, perché poi che dice il governo? Dice però fra un anno, quando io ti propongo il posto di lavoro, tu lo devi prendere ovunque. Che significa? Significa che loro sanno che fra un anno il lavoro che non c'era a Scafati quest'anno non ci sarà lo stesso. E potrai andare a lavorare a Brescia o a Bergamo o a Bolzano. Ma se il tema era andare a lavorare a Bolzano, beh, ci poteva mandare anche senza reddito di cittadinanza. Il punto è come si fa a creare lavoro a Scafati. Come si fa a consentire che la gente non debba scappare da qui? Come si fa a evitare che famiglie che hanno investito sui loro figli, insieme alle istituzioni, perché quando un ragazzo laureato se ne va da qui, mediamente è costato quanto una Ferrari. Noi siamo l'unica nazione al mondo che mette tutta la vita da parte i soldi per comprare la Ferrari e poi regala la Ferrari ai tedeschi, agli inglesi o ai francesi. Perché i nostri ragazzi, quelli sì, stanno andando a pagare le pensioni agli anziani tedeschi, altro che gli immigrati che ce le pagano a noi. Sono i nostri ragazzi laureati che fanno magari i camerieri in Germania che stanno andando a pagare quelle pensioni. Come si fa? Si fa investendo sul lavoro, si fa investendo sulle infrastrutture. Perché al sud questo serve. Finché noi qui non costruiamo una situazione per la quale il Sud compete ad armi pari con il resto d'Italia e d'Europa, possiamo parlare di quello che volete, ma siamo spacciati. La sfida delle grandi infrastrutture, la sfida di investire sulle aziende che aprono, di incentivare le aziende ad aprire, a creare sviluppo, la sfida della legalità, perché per creare sviluppo ci vuole anche il rispetto delle regole, ci vuole la lotta alla corruzione, ci vuole la legalità, e su questo Cristoforo è una, diciamo, cintura nera, quindi non ho niente da dire
che lui non sappia già e non abbia già detto. Un mezzogiorno capace di svilupparsi. Allora si può fare con lo Stato nazionale, vedremo come andranno le dinamiche del governo, non ci entro perché queste sono ore molto concitate, quindi vedremo che cosa accadrà in futuro. Dico solo che noi siamo pronti, Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. Siamo pronti, abbiamo dimostrato che c'è un'altra maggioranza possibile, abbiamo fatto le nostre proposte, ognuno si assumerà le proprie responsabilità, ma sia chiaro che noi siamo pronti e che se questo governo non dovesse andare avanti o dovesse decidere di non andare avanti, a Mattarella sa già che non c'è lo spazio per i giochi di palazzo, i governi tecnici, le cose strane. Si dà la parola al popolo e si mette in sella un governo capace di durare 5 anni e di dare risposte. Non è quello di cui stiamo parlando oggi, no agli inciuci. La prossima volta lo vieni a fare il comizio e chiudo. Questo dipende dalla politica nazionale, ma qui voi avete anche la possibilità di mettere un pezzo importante di quella che può diventare una filiera istituzionale, perché poi c'è bisogno di un sindaco capace, ma c'è bisogno di un sindaco che abbia anche rapporti con i palazzi romani, che abbia alle spalle un partito che può dargli una mano, che può presentare le leggi che servono, che può parlare con i ministri quando serve. Ecco, noi qui abbiamo una filiera non irrilevante, tra l'altro insomma ben 2 parlamentari siedono, stanno in piedi su questo palco e una ottima classe dirigente che ringrazio tutti. Vi servono 5 minuti per mettere una croce sul nome di Cristoforo Salvati, domenica 9 giugno, se non trovate quei 5 minuti, poi non vi lamentate della classe politica che avete. Perché non è vero che la politica è tutta uguale. Fatevene una ragione, la classe politica che abbiamo è lo specchio della società che rappresenta. C'è gente buona, c'è gente cattiva, ci sono gli onesti, ci sono i ladri, ci sono quelli che non si risparmiano e ci sono quelli che non fanno niente. Il punto è, quando arriva la democrazia, voi sapete scegliere chi mandare avanti e chi mandare a casa, perché da voi poi dipende la differenza. Allora trovate quei 5 minuti e scegliete bene, non è stato fatto in passato, avete un'altra occasione, non perdete questa occasione. Grazie.